Ragazzi, buongiorno e bentornati alla mia rubrica Pillole di alimentazione. Siamo a dicembre e alcuni di voi mi hanno già chiesto come riuscire a passare indenni le festività natalizie. Sappiamo bene che arrivano le feste, magari ci alleniamo un po' meno, alcune palestre chiudono, si mangia di più. Come fare a passare questo periodo senza andare a rovinare quello fatto finora? Allora, ripeto quello che dico ogni anno, ormai è da una decina di anni che ho il canale YouTube e non so quante volte ho già fatto i video per il periodo natalizio, soprattutto dopo, no? Perché tutti mi chiedono: ma come faccio a dimagrire? Sono ingrassato sotto le feste, adesso devo ripartire, come faccio a rimettermi in forma? Bene, attenzione, se già state seguendo il mio canale non dovrei dirvi più nulla, però ci tengo a fare questo video, lo facciamo prima di Natale così vi preparate. E vi do già le indicazioni giuste per affrontare questo periodo e diciamo non andare a compromettere quello che avete fatto. Allora, vi dico già quello che vi dico ogni anno, che non si ingrassa da Natale all'Epifania, ma si ingrassa dall'Epifania a Natale, perché è lì, è tutto questo grande periodo che va dall'Epifania fino al Natale successivo che vi può far ottenere una buona forma fisica o vi può fare ingrassare, ma se voi già vi state allenando bene, se state facendo tutto da un punto di vista di organizzazione dell'allenamento, quindi siete già bravini ad allenarvi in maniera periodica e costante, mangiate già bene, non sono di certo quei 3, 4, 5 pasti un po' più calorici che fate con i parenti, con gli amici per festeggiare l'anno nuovo che vi faranno ingrassare. Se pensiamo che per tutto il resto dell'anno, per 360 giorni, avete mangiato in maniera corretta o comunque anche andando a sgarrare una o due volte la settimana. Quello che vi dico è che quello che vi premia è essere regolari durante tutto l'anno con i vostri allenamenti e con la vostra buona alimentazione, il vostro stile di vita salutare che vi permette di mantenervi in forma. E non sono di certo queste, come detto, 4-5 pasti con più calorie, anche con tante calorie che rovineranno quello che avete fatto. Anzi, quello che vi dico, se devo darvi dei consigli, soprattutto in questo periodo, siamo a dicembre, in questo periodo cercate di allenarvi al meglio, di spingere forte, di stare molto attenti anche all'alimentazione per riuscire ad arrivare alle prime festività che potete anche concedervi il lusso di prendere una settimana di stop dagli allenamenti perché vi siete allenati durissimamente e quella settimana per voi sarà uno scarico importante per andare a supercompensare tutto quello che avete fatto in questi mesi. Perché, come dico per l'estate, è importante che il corpo possa recuperare. Magari approfittatene, la vostra palestra chiude, in queste 3-4 settimane allenatevi alla morte, in modo tale da prendere quella settimana per andare a fare una supercompensazione. Se invece avete la fortuna che la palestra non chiude, allora nulla, in quei giorni lì, se avete sgarrato, potete persino intensificare i vostri allenamenti, perché magari siete a riposo dal lavoro, siete in vacanza, dalla scuola, avete più tempo da dedicare al vostro allenamento, siete con una maggiore disponibilità appunto di orario, di sedute di allenamento, allora potete approfittare che la palestra è aperta di allenarvi meglio, in modo tale da andare a compensare quello che avete mangiato di più. Che ne so, c'è la domenica di Natale, vado a mangiare tante calorie, nulla vieta l'indomani di punirvi, come dico sempre, quindi di mettervi a regime da un punto di vista alimentare, quindi abbassare l'introito calorico, però andare anche ad allenarvi e magari fare anche un'ora in più di attività aerobica abbinato alla vostra classica seduta di attrezzi per riuscire a compensare quello che avete fatto nella giornata prima, no? Quindi c'è una sorta di compensazione. Punitevi, ve lo dico sempre: punitevi se ne avete la possibilità, ma se la vostra palestra chiude, non abbiate paura di star fermi una settimana. Se, come ho detto, nelle 3-4 settimane prima vi siete allenati alla morte proprio per ricercare quasi un sovrallenamento acuto, per poi in quella settimana andare a compensare e apportare al vostro fisico comunque dei miglioramenti dati sia dalle calorie in eccesso che avete introdotto, sia dal recupero proprio dagli allenamenti. Però qua sono, dipende un attimino voi dove abitate e un po' la vostra palestra come si comporterà. Però vi ripeto, non sono i 4-5 pasti più calorici durante le festività che vi faranno ingrassare, non si ingrassa da Natale all'Epifania, ma si ingrassa dall'Epifania a Natale. Quindi questo è il momento che dovete comportarvi bene, allenarvi seriamente e mangiare alla perfezione per riuscire
a centrare l'obiettivo che state rincorrendo. Io sono sicuro che se metterete in pratica questi consigli, ben presto in primavera avrete centrato i vostri obiettivi. E se non sei ancora iscritto sul mio canale, iscriviti sul mio canale, continua a seguirmi, condividi i miei video e ci si vede alla prossima. Ciao ciao! Ma che cosa stai aspettando? Sei ancora qua? Dai, vieni sul mio sito umbertomiletto.com, ti metto il link qua sotto al video perché ti ho preparato tantissimi articoli su allenamento, alimentazione, programmi gratuiti che ti permetteranno di migliorare. Dai, corri subito!